Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi doppio appuntamento settimanale e continuiamo con la carrellata di progetti super facili e veloci da realizzare soprattutto in questo periodo. Infatti anche questo progetto potrebbe essere un'ottima idea a regalo. Allora, la pochette che avete visto in anteprima è di una semplicità unica. Realizzeremo un grande pannello tondo a maglia alta che poi con qualche piega un po' qua e un po' là trasformeremo in una pochette. Davvero facile, 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 e lo vedrete nel corso del tutorial. Poi, tra l'altro, tutto quello che ci occorre è davvero pochissimo. Ho utilizzato soltanto 150 grammi di cordino, nello specifico lo Swan Black in questa bellissima variante oro, uncinetto di lavorazione 3,5, un bottone magnetico nella variante oro, quello con le alette. Infatti ho nascosto le alette con un bottone sempre nella variante oro che ho cucito appunto sulla patella, sulla parte frontale. Insomma, questo bottoncino è un po' alternativo, perché se utilizzate un bottone magnetico da cucire direttamente sulla lavorazione dell'uncinetto non vi servirà andare a nascondere le alette, perché appunto non ci sono. E poi una tracollina, io ho utilizzato una catenina nella variante oro, e questo è tutto quello che ci occorre per questo progetto. Ma adesso passiamo direttamente al tutorial di oggi. Prima di farlo, iscriviti al canale, attiva la campanellina per ricevere la notifica, in questo modo non ti perderai i prossimi tutorial e le prossime novità. Seguimi anche su Facebook e su Instagram. E se anche questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel pollice all'insù e fammi sapere cosa ne pensi qui in basso con un commento. A questo punto, sigla! Iniziamo avviando 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Nella prima andiamo a chiudere con maglia bassissima. Facciamo una catenella per alzare il lavoro e all'interno di questo cerchio andiamo a lavorare 12 maglie basse. Quindi la prima la sostituisco sempre con le due maglie basse. Ne faccio una. E poi faccio l'altra maglia bassa. Perfetto. Poi prendo il filo e sempre all'interno del cerchio lavoro altre 11 maglie basse. 2. Tre. 4 e 12. Se proprio non riuscite con le 4 catenelle, fatene 5 o 6 e poi andate a chiudere nella prima. Io preferisco fare così durante il primo giro, così il buco al centro rimane ben chiuso. Poi, se avete difficoltà ad individuare la prima maglia dove chiudere, basta contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui c'è la dodicesima, quindi vado indietro e chiudo nella dodicesima con maglia bassissima. Ecco qui. Così siamo sicure di aver chiuso nella dodicesima. Secondo giro, giro di aumenti. Andremo a lavorare due punti alti nello stesso punto per 12 volte. Infatti nel secondo giro ci ritroveremo con 24 punti. Inizio sempre lavorando nel primissimo punto dove ho chiuso. Vado a sostituire il primo punto alto con le due maglie basse. Potete fare anche una maglia bassa, una catenella oppure 3 catenelle direttamente. Poi riprendo il filo e sempre nello stesso punto lavoro un altro punto per un totale di 2 e continuo così per ciascun punto sottostante. 1 e 2 nello stesso punto e di nuovo terzo punto, terzo aumento, ventitreesimo punto e ventiquattresimo nello stesso. Chiudo nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella, iniziamo il terzo giro.
Nel primo punto sostituisco il primo punto alto. Prendo il filo, vado direttamente nel secondo punto e lavoro un aumento. Due punti alti nello stesso punto. E per tutto il giro alterneremo un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Infatti, completato il terzo giro, ci ritroveremo con 36 punti. Mi rimangono gli ultimi due punti, nel primo faccio un punto alto e nel secondo faccio un aumento. 1, 2, chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Facciamo una catenella, iniziamo il quarto giro e invertiamo l'aumento. Se prima l'abbiamo fatto nel secondo punto, adesso lo facciamo nel primo punto, affinché il pannello sia il più tondo possibile. Sostituisco sempre il primo punto alto con le due maglie basse e sempre nello stesso punto lavoro un punto alto per un totale di 2. Primo aumento. Nei prossimi due punti lavoreremo un punto alto, quindi ad ogni giro aggiungiamo sempre un punto in più. 1 e 2. Per tutto il giro non faremo altro che ripetere questa sequenza. Un aumento, un punto alto nei prossimi due punti. Terminato questo quarto giro ci ritroveremo con 48 punti alti. Al termine del quarto giro ci rimarranno gli ultimi tre punti. Nel primo lavoreremo l'aumento e negli ultimi due un punto alto in ciascuno. Questo perché? Perché abbiamo iniziato il giro con l'aumento, per cui termineremo con gli ultimi due punti, uno in ciascuno. Tutto qui. Fatto questo, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Catenella, possiamo iniziare il quinto giro. Se durante il quarto giro abbiamo iniziato con l'aumento, stavolta invertiamo sempre gli aumenti, di modo che non cadano nel primo punto del primo aumento. Quindi, nel primissimo punto sottostante sostituisco sempre il primo punto alto. E se prima abbiamo lavorato due punti consecutivi, questa volta ne lavoriamo tre. Per cui secondo punto alto, terzo punto alto, per un totale di tre punti alti consecutivi. Nel quarto punto lavoreremo l'aumento. Quindi è chiaro che ripeteremo questa sequenza di punti per tutto il giro. Completato il quinto giro ci ritroveremo con 60 punti alti. Ci rimarranno gli ultimi quattro punti. Nei primi tre lavoriamo un punto alto. E nell'ultimo punto stavolta ne lavoriamo due, quindi un aumento. Perché? Perché abbiamo iniziato con un punto alto. Andiamo a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Iniziamo il sesto giro. Inizieremo chiaramente con l'aumento, primo punto alto e secondo punto alto nello stesso punto. Se nel giro precedente avevamo fatto tre punti consecutivi, questa volta ne facciamo quattro. 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo la stessa sequenza per tutto il giro. Completato il sesto giro ci ritroveremo chiaramente con 72 punti alti. Ci rimarranno gli ultimi 5 punti. Aumento e terminiamo con un punto nei prossimi 4. 1. Chiudiamo nel primo punto con punto bassissimo. Settimo giro.
un punto alto nel punto sottostante, perché nel giro precedente abbiamo iniziato con l'aumento. E se prima avevamo fatto 4 punti consecutivi, stavolta ne facciamo 5 e poi facciamo l'aumento. Completato il settimo giro ci ritroveremo con 84 punti alti. Ci rimarranno stavolta gli ultimi 6 punti. Ne lavoriamo 5 consecutivi. E concludiamo con l'ultimo aumento. 1 e 2. E andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Catenella e iniziamo l'ottavo giro. Stavolta iniziamo con l'aumento. Primo punto alto, riprendo il filo e sempre nello stesso punto ne aggiungo un altro per un totale di 2. Stavolta andremo a lavorare 6 punti consecutivi. Prendo il filo, faccio il primo. Completato l'ottavo giro ci ritroveremo con 96 punti alti. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto e continuiamo per il nono giro. Andremo a lavorare nei primi 7 punti un punto alto e nell'ottavo punto andremo a lavorare 2 punti nello stesso punto. E andremo avanti così con la stessa sequenza di punti per tutto il giro. A fine giro ci ritroveremo con 108 punti totali. Chiudiamo il nono giro, catenella, iniziamo il decimo giro. Inizieremo con il primo aumento. 1, 2 e nello stesso punto lavoriamo un punto alto per un totale di 2. Poi nei prossimi 8 punti questa volta lavoriamo un punto alto. E per tutto il giro non faremo altro che ripetere sempre la stessa sequenza. Al termine del decimo giro ci ritroveremo con 120 punti alti. Catenella, iniziamo l'undicesimo giro. Nei prossimi 9 punti lavoriamo un punto alto. Nel decimo realizziamo il primo aumento. Andremo avanti per tutto il giro in questo modo, 9 punti alti, un aumento, finché al termine del giro non ci ritroveremo con 132 punti alti totali. Iniziamo il giro numero 12 e iniziamo subito con l'aumento. 2 punti nello stesso punto. E per i prossimi 10 punti lavoreremo un punto alto. Ci ritroveremo con 144 punti alti totali. Terminato il dodicesimo giro, stacchiamo il filo, lo sfiliamo, prendiamo un ago e andiamo a fare una semplicissima asola di chiusura.
a fine lavoro ci ritroveremo un pannello tondo che misura esattamente 37 cm. Siete libere di fare meno giri, quindi il progetto di conseguenza risulterà più piccolo, oppure più giri, di modo che il progetto finale sia più grande. E non solo, potete utilizzare del cordino, ma anche della lana o del filato abbastanza spesso. È chiaro che utilizzando del filato molto spesso per uncinetto 5, uncinetto 6, il numero di giri sarà inferiore perché riuscirete a raggiungere il diametro desiderato molto più in fretta. Per esempio, per raggiungere 37 cm io ho lavorato 12 giri. Se avessi utilizzato un filato spesso per uncinetto 6, avrei raggiunto lo stesso diametro con qualche giro in meno. Quindi avrei impiegato anche meno tempo. Per dare forma al nostro progetto, alla nostra pochette, sarà necessario fare qualche piega. Quindi prendo il mio pannello tondo e lo metto sul rovescio ed inizio a fare una piega a sinistra in questo modo. Mi calcolo 3 giri da una parte e 3 giri dall'altra parte. Vi do anche le misure in centimetri della piega. Siamo a 5 cm e mezzo circa. Stessa cosa dall'altra parte. Fatte le due pieghe laterali, andremo a fare una piega sulla parte inferiore. Semplicemente in questo modo. Ecco qui. Sistemiamo anche le mani e facciamo sì che i lati frontali combacino con quelli retro, in questo modo. L'ultima piega formerà la patella della nostra pochette, in questo modo. E voilà! Chiaramente dobbiamo assemblare i due lati. Li dobbiamo andare a cucire con ago e filo e dopo lo vediamo insieme. Andiamo a cucire esattamente questi due lati e lo faremo all'interno e quei due, di modo che la parte inferiore rimanga chiusa e possa ospitare gli oggetti che desideriamo mettere all'interno. Prendo nuovamente il cordino e faccio un cappio. Inizierò assemblando questa zona qui, i primi 5 punti che mi ritrovo con il primo laterale alla mia sinistra. Stessa cosa farò dall'altra parte. Come avete visto, ho bloccato le due zone con una mollettina in questo modo. Mentre faccio questa operazione, qui rimane tutto fermo. Entro semplicemente nel primo punto, tiro fuori il cappio e vado a lavorarmi semplicemente delle maglie bassissime. Quindi abbiamo detto 5, vediamo 1. 2, 3, 4, se vogliamo possiamo bloccare anche la quinta, e 5, prendo il filo e chiudo. Ok. Ecco qui, tra l'altro nemmeno si nota la cucitura. Perfetto, stacchiamo il cordino, lo tiriamo fuori, lo facciamo passare all'interno e lo andiamo a bloccare con un nodo. Poi l'eccesso al solito lo nascondiamo tra le maglie. E questa è fatta. Ripetiamo la stessa operazione dall'altra parte. Stavolta inizio dalla mia destra. E questa sarà la situazione. Tutto è ben assemblato. Adesso capovolgiamo il nostro lavoro. In questo modo, non abbiate paura di fare questa operazione, tanto tutto è fissato. Intanto ci andiamo a bloccare i cordini e a nasconderli tra le maglie. Vi ricordo che siamo sul rovescio del nostro lavoro. Una volta cuciti i due lati, andremo a capovolgere nuovamente il progetto. Riprendo il filo, faccio un cappio e vado a cucire a maglia bassissima questa zona qui che rimane aperta. In questo modo siamo sicure che qualsiasi oggetto ci sia all'interno non esca, ma essendoci la piega non uscirà sicuro, però noi per sicurezza facciamo lo stesso questa operazione perché non ci costa nulla. Io da quest'altra parte l'ho già fatto, ho fatto semplicemente una cucitura a maglia bassissima e nemmeno si nota. Considerate che questa è la parte interna della pochette. Quindi cosa faccio? Mi inserisco tra le maglie, tiro fuori il cappio e inizio a cucire a maglia bassissima. Entro e chiudo. Passo attraverso i punti alti che ho. Ok.
Ok, così. E blocco. Perfetto. Ecco qui. Stacchiamo il filo, lo facciamo passare attraverso le maglie proprio come abbiamo sempre fatto e andiamo a bloccare con un nodo il tutto e disperdiamo il filo, sia il filo di fine cucitura che di inizio. Fatta la stessa cucitura dell'altra parte, capovolgiamo nuovamente tutto. Se vogliamo possiamo spingere un po' il laterale all'interno, verso il fuori, così sistemiamo per bene il tutto. Non si noteranno le cuciture delle maglie bassissime, assolutamente no, perché abbiamo fatto l'operazione all'interno. Stessa cosa dall'altra parte, spingiamo un po' i lembi e sistemiamo con le manine il progetto. E come notate, tutto sembra abbastanza uniforme, questo significa che abbiamo eseguito in maniera corretta tutte le cuciture possibili. Basterà applicare un bottone magnetico al centro. Io uso queste con le alette, ma potete utilizzare anche quelle da cucire direttamente. In questo modo vi risparmierete di mettere il bottoncino che metterò io per nascondere sia le alette che la griglia. Perfetto, voilà, bottoncino cucito, possiamo chiudere la nostra pochettina. Volendo possiamo completare l'opera con una tracollina da agganciare semplicemente qui. Prendo quattro maglie, in questo modo l'aggancio è bello resistente. E voilà, alla fine questo sarà il risultato finale del progetto. Come avete visto, super facile, super veloce, basta realizzare un pannello tondo e fare semplicemente tre pieghe, più la quarta per andare a chiudere la pochette. Misura 28 cm, circa 29 cm per 16 cm e mezzo in altezza. Avete visto? Il progetto è stato di una semplicità unica. Quindi mi raccomando, se ti è piaciuto, se l'hai trovato anche tu semplice, lascia un bel pollice all'insù. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto con un commento. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi aspetto al prossimo video tutorial, alla prossima novità e se non te la vuoi perdere, mi raccomando, iscriviti se ancora non l'hai fatto e attiva anche la campanellina, in questo modo è sicuro che il prossimo contenuto non te lo perdi. Vi ringrazio ancora una volta, alla prossima, un bacino a tutti!